Pronto? Francesco, sei disponibile? Ciao. Sì, come no? Allora, Francesco Presente. Nasco, tecnico del Real Spilinga per Interforze Città di Maida. Allora, Francesco, anche questa volta resta un po' dell'aria in bocca, insomma, una vittoria che avevate forse pregustato e al 95esimo un'altra beffa. Questo a dire che non me ne volere, però la tua squadra, secondo me, ha dei problemi, secondo me, alla fine della partita, forse un po', non dico del gioco, però certamente nella mentalità che certamente è un po', sarà forse perché i giovani giocatori o perché magari un difetto, non voglio dire che tu sei allenatore, non posso permettermi di dire, però io parlando da fuori, i risultati, vedo che già la terza volta che lo Spilinga butta via una partita negli ultimi minuti, ecco, tu ecco. Diciamo, va bene che pareggio fuori casa è buono perché c'è stato un derby, era una partita sentitissima, perciò, però al 94esimo stai vincendo, quando manca pochissimo poi il pareggio, questo è un po' di mare in bocca. Ecco, tu com'è? Sei d'accordo con la mia analisi? Sì, sono d'accordo. È la seconda volta che prendiamo gol in trasferta nei minuti di recupero. Certo, Bigondi ce lo siamo fatti da soli, è stato un nostro infortunio. Poi invece a Nicotera invece abbiamo fatto l'errore forse di abbassarci un po' troppo, di cercare di gestire il risultato e ci è andata male proprio negli ultimi 30 secondi. Parto sicuramente dal fatto che abbiamo fatto un gran primo tempo con quattro palle gol, poi purtroppo a fine primo tempo abbiamo subito il gol dell'1-1, dopo che siamo passati in vantaggio per una disattenzione nostra, un calcio d'angolo, è sfuggito l'uomo al difensore, e ci hanno fatto poi nel secondo tempo abbiamo continuato a fare questa buona prestazione, infatti siamo passati nuovamente in vantaggio e purtroppo, ripeto, abbiamo fatto, penso, l'errore di abbassarci un po' troppo, cercando di gestire il risultato, non ci siamo riusciti. Facciamo esperienza per le prossime gare, anche perché comunque era un campo molto difficile. Nicola che comunque ha saputo pure reagire molto bene. Allora, comunque, sapevo che era un campo che chi ci aveva giocato l'ha sempre perso, perciò già il fatto che siete riusciti indenni, la squadra insomma comunque era anche in un ottimo posto della classifica, 9 punti però diciamo nei quartieri alti, insomma già una buona constatazione. Però credo una cosa, ecco, secondo te voglio dire, cosa è mancato allo Spilling per portare a casa questa vittoria, secondo te? Cioè, l'inesperienza. Sì, a parte l'esperienza che ci manca, in prima persona manca a me, perché ho solo 32 anni, sono alla prima esperienza con una squadra di adulti e in più abbiamo parecchi 95 in campo e non abbiamo nemmeno il 96 di fuori quota, gioco con un 97-98, però a prescindere da questo sono contento perché comunque abbiamo fatto una grande gara contro una buona squadra che in casa aveva fatto 6 punti su 6, non aveva mai subito gol e abbiamo fatto almeno un 60-70 minuti di alto gioco. Poi purtroppo è andata a finire così, vuol dire che la prossima volta ci lavoreremo su durante la settimana e cercheremo di coprire questi errori che abbiamo fatto a Nicotera. Pronto? Sì. Senti, adesso voglio dire, vuol dire la prossima settimana giocherete insomma contro un'altra, vuol dire, una diretta rivale, si può dire quasi un derby, delle squadre vicine, anche se siete province diverse, però credo che sia, soprattutto giocherete contro una squadra che domenica, io ero lì a Girifalco, sabato, ha vinto, sicuramente con ambizioni, con il mister Cutullè, non da salvezza ma ben più ampie. Sicuramente il San Fernando vorrà, come dire, continuare la striscia positiva. Tu, dal canto tuo, che cosa ti aspetti lì a San Fernando? Una squadra che cercherà di attaccare, cercherà di mettere subito la partita su un piano di agonismo, oppure invece che, viste le ultime uscite interne, saranno un po' prudenti. Come la vedi tu questa partita? Da parte nostra sicuramente sarà una partita dura, incontreremo sicuramente un San Ferdinando che ci darà filo da torcere anche perché in casa ha
l'ultima partita non è riuscito a fare punta, a vincere. E poi so che è una buona squadra, anche se io non l'ho vista dal vivo. Mister lo conosco, però sicuramente è un piacere di conoscerlo poi sabato prossimo. Ma noi onestamente siamo No, abbastanza... gioca domenica, è proprio di bene, domenica si gioca, no? Non do. Domenica? Sì, Ah, è proprio sì. di bene comunque, io Perché dico. sì, di solito loro giocano di sabato, Ma forse no, la gioca la differenza. risparmio, adesso mi ha detto che giocano domenica, sì. Però. Ah, vabbè. Sì, è per adesso è domenica, pensavo la spostassero. Comunque, incontreremo sicuramente una buona squadra, da quello che mi dicono. Noi da parte nostra ce la metteremo tutta. Siamo, secondo me, una squadra di trasferta, perché comunque giochiamo bene negli spazi, dato che comunque abbiamo un centrocampo tecnico e un attacco dove siamo un attacco tecnico con Amante che è un buon contropiedista, quindi io penso che negli spazi andiamo meglio. Andiamo anche là noi per fare il risultato e cercheremo di vincerla sicuramente questo. Sì, l'ultima cosa, voglio chiederti due domande. Come ti è sembrato questo Micotola, anche se ti ricordi altri match degli altri? Una squadra in salute, una squadra che ancora che ha bisogno di qualche rinforzo? Secondo il tuo parere, come hai visto questa squadra? Perché giustamente vi ha messo in difficoltà, però credo, come l'hai visto questa squadra? No, ho visto una squadra in salute, sinceramente. In più aveva qualche assente e ha dimostrato, essendo passata in svantaggio per 2 volte, prima 1-0 e poi 2-1, di riuscire ad avere carattere e soprattutto la mentalità giusta per recuperare il doppio svantaggio. Poi ha giocato gli esperti di indubbio valore, li ho incontrati sia quando giocavamo sia prendere ora domenica perché l'ho bisticcia più volte ed è una squadra che sicuramente si salverà, secondo me. E l'arbitraggio come ti è sembrato quello di sabato del derby? Ti è soddisfatto oppure credi che qualcosa insomma non è andato per questo giusto? Guarda, degli arbitri generalmente non mi va di commentare perché comunque Allora come degli episodi, diciamo. non è una terna, siamo in prima categoria. Vedo poche persone nei campi che sono obiettivi, nel senso sembriamo 22 persone contro un arbitro e sinceramente per loro non è facile. Quello che voglio dire è che non riusciamo, secondo me, a metterli a loro agio per poter esprimere il loro meglio, non li aiutiamo di sicuro. Questo ragazzo era un ragazzo, penso 22-24 anni, poteva avere massimo, ha cercato di mantenere una partita che comunque era difficile. Dico la verità, secondo me è un buon arbitro e ha raggiunto pienamente la sufficienza, anche se poi da solo ha sbagliato sicuramente qualche decisione, però ci sta. Ho capito. Francesco, ti ringrazio tanto, sei stato molto gentile e ci sentiamo alle prossime. Grazie sempre per le tue gentilezze, per quelle cose che mi hai dato ieri, che sicuramente un toccafano per me, grazie, gentilissimo. Grazie a te Francesco, buon lavoro, E ci sentiamo. un aspiringa, ciao e bocca al lupo, ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao. Anche oggi con noi c'è il mister del Nicotera, Dino Grande, che ci commenta questo incontro di sabato scorso, anche il derby con lo Spilling. Insomma, mister, un doppio svantaggio recuperato, uno anche nel primo tempo e anche nel secondo tempo. Però voglio dire, questo ricordo, insomma, non me ne vorrei, io non sono contro il ricordo, no, voglio dei risultati, Dino. Cioè, il ricordo in casa eravate stati impeccabili, stavolta c'è stato un avversario che gli ha dato un po' di problemi, insomma. Avete anche rischiato di perdere, infatti il pareggio è giunto al 95esimo, perciò voglio dire, sono sotto la cuffia, anche se io non ho visto la partita, ma lo chiedevo a te, che partita hai visto sabato, insomma, la partita, anche l'arbitraggio, è stata all'altezza, non è stata all'altezza, questo ti dicevo, ecco, poi ti chiedevo, ecco. Buonasera a tutti. No, Francesco, allora la partita di sabato qua da noi è un derby e così come tutti i derby viene sentita molto dai ragazzi, soprattutto dai miei che dal punto di vista psicologico sono abbastanza vulnerabili. La partita è stata bellissima tra due squadre che si equivalgono in un certo senso, penso a livello di organico e a livello di gioco. Devo dire positivamente che lo Spilling mi ha sorpreso sia per lo sviluppo della manovra sia per la personalità che ha messo in campo. Purtroppo abbiamo commesso in un momento della partita
del primo tempo, dove loro ci stavano creando dei problemi, un'ingenuità su un fallo laterale, abbiamo preso lo svantaggio e poi da là siamo stati bravi a cambiare qualcosa e a recuperare. E pronti via, il secondo tempo è successo un po' la stessa cosa del primo, un errore difensivo individuale di un nostro giocatore ha portato a un'azione pericolosa che loro hanno realizzato mettendo in rete. E poi da là abbiamo cercato di tessere il più possibile sia gioco sia situazione da rete per riuscire a pareggiare. Ma è stata una partita equilibrata tra due squadre che penso che in questo campionato potranno fare un'andatura e un andamento da media classifica, che si sono rispettate, sono state in campo bene, complimenti faccio al loro mister per il lavoro che sta facendo. E poi alla fine, che vuoi, la voglia di non perdere, la spinta agonistica dei miei giocatori ci ha portato a raggiungere questo pareggio alla fine, fermo restando però che prima di pareggiare Spadola, infatti gli ho fatto pure i complimenti a fine gara, ha fatto 4-5 interventi veramente importanti. Sì, ma secondo te sarà anche questa Nicotera per essere insomma una buona squadra, diciamo, non grande, perché grande quest'anno gli equilibri sono davvero tanti, infatti una recente statistica si è visto che quest'anno ci sono stati molti pareggi, insomma un equilibrio che forse non c'era. No, c'è un campionato molto equilibrato effettivamente, molto livellato. Esclusa dalla capolista, penso, ma io ancora non l'ho vista, non l'abbiamo affrontata, ho visto molto equilibrio, anche i risultati lo dimostrano, vedremo poi pian piano. Di solitamente quando si verificano questi campionati con questi equilibri all'inizio, che può essere anche considerato come un equilibrio che si raggiunge dalla parte alta della classifica, poi chi più ha giocatori di carattere, chi più ha una rosa ampia, chi più ha voglia di crederci, alla fine poi la spunta, no? Ma non mi riferisco al primo posto ovviamente, mi riferisco ai primi posti, alle prime posizioni della classifica. Però anomalo rispetto agli altri anni questo, vedo molto 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 equilibrio. Senti, l'arbitraggio come l'hai visto di sabato? L'arbitro? Sì, come giudichi, come è stato l'arbitraggio? Guarda, io penso che, non so come si chiama il ragazzo che è venuto ad arbitrarci sabato, sia un ragazzo con un'ottima prospettiva da sotto questo punto di vista, però l'unica cosa che non mi è piaciuta è che fosse stato per lui la partita poteva degenerare, nel senso che in alcuni contatti poteva fischiare molto prima, invece lui tergiversava, aspettava proprio che il fallo fosse eclatante quando non c'era bisogno, e questo poteva alimentare un po' di nervosismo nei ragazzi. Però come ti ho detto io nella precedente intervista, le due società si conoscono, i nostri calciatori tra di loro si conoscono e si incontrano quotidianamente anche in giro, quindi c'era molto forte rispetto e le cose sono tirate lisce tranquillamente. L'unica cosa che magari non prendeva delle decisioni immediate, perdeva del tempo, e questo poteva generare nervosismo, però per fortuna non è successo. Senti, adesso domenica prossima, magari uno dice 1 novembre, vi aspetta un altro derby, secondo me molto più difficile e duro, a Rombiolo. Insomma, Rombiolo reduce da una vittoria contro il Borgia 2-0, insomma, con Morale a 1000, insomma, nei primi posti della classifica, esattamente al quarto posto. Ecco, e arriva il Nicotera che insomma sarebbe come dire il turno, secondo come dice il pronostico. Tu, ecco, diciamo, gli vuoi fare questi primi punti fuori casa, oppure insomma credi che dovrai rassegnarti a una sconfitta? Sinceramente, io parlo chiaro, ecco. No, io domenica sono sicuro, o comunque sono convinto che non perderemo, perché spero di andare a giocare a Rombiolo, tra l'altro io sono di Rombiolo, quindi sono particolarmente a fare bella figura. So che incontriamo una squadra forte che ha anche investito per portare a Rombiolo alcuni elementi importanti da aggiungere a questo gruppo.
Diciamo che domenica ci sarà la tipica sfida degli ultimi campionati che si è verificata tra Rombiolo e la mia squadra, cioè tra una squadra che economicamente ha avuto un budget a disposizione e ha speso per realizzare un certo tipo di squadra, e una squadra che, come la mia, con i prodotti, con ragazzi e prodotti del posto, senza andare a fare spese né eccessive ma a 0 euro, cerca di migliorarsi ogni anno. Ma io sono sicuro che i miei ragazzi domenica faranno una grande partita, personalmente gliela chiederò, ma per il rispetto dello sport e dell'agonismo e delle conoscenze reciproche, niente più. Però ti ripeto, Rombiolo è forte, ma noi abbiamo qualche carta che ci possiamo giocare e ce la vogliamo giocare. Poi l'importante è che sia lo sport a vincere. Senti, una domanda, ma tu che partita ti aspetti a Rombiolo? Un Rombiolo arrembato oppure una squadra che forse, essendo anche un derby, giocherà insomma una data capolente? Tu, secondo il tuo parere, anche da rombiolese, insomma, conosce bene anche il Rombiolo, una squadra insomma che insomma in casa gioca bene, insomma sbaglia poco, insomma, tu che partita avresti, insomma, una partita combattuta, una partita insomma? Mi aspetto una partita difficile da parte nostra, però mi aspetto anche una squadra locale, il Rombiolo, pronta ad attaccarci sotto tutti i punti di vista. Penso che se staremo attenti a fare bene la fase difensiva, così come abbiamo fatto l'anno scorso, e poi mettere in campo lo sviluppo offensivo che io spesso chiedo, riusciamo a portare a casa qualcosa. Però non sono... Cioè io quest'anno, a differenza degli anni scorsi, ti dico la verità, sì, soprattutto fuori casa, al di là dei risultati di quest'anno, perché ogni risultato ha avuto una sua storia, sì, non sono tanto pessimista. Poi ti assicuro che la partita la perdiamo, però vado convinto di poter creare dei problemi a questa squadra, e poi sì, chi è più forte vincerà. Senti, ma una domanda soltanto banale: se potessi togliere un giocatore al Rombiolo, che toglieresti? Cioè, la battuta non è battuta, o perlomeno chi temi che possa essere un giocatore determinante, insomma, che può insomma guarda, purtroppo ce ne sono 4-5 che sono forti, pericolosi, hanno personalità e ci possono mettere in difficoltà, ma io spero che Monteleone, Cudo, qualcuno di questi non facciano parte della gara, dico la verità. Poi, ma perché li conosco, so quanto valgono. Questo vuole pure vero, insomma, sicuramente. Va bene, guarda, io ti ringrazio, Dino, sei stato gentilissimo, insomma. Saluto grande Mario Solano, che è un grande sempre, ci sentiamo sempre. Sarà fatto, tranquillo, grazie. Okay, ti saluto, ciao e grazie, ciao. No, arrivederci a tutti.